Grazie. Diamo la parola adesso alla dottoressa Francesca Bassi, rappresentante del personale tecnico e amministrativo. Buongiorno a tutti. Magnifico Rettore, la saluto a nome di tutto il personale tecnico-amministrativo che rappresento in occasione dell'inaugurazione del 773esimo anno accademico e la ringrazio di tutte le iniziative che sta portando avanti come Ateneo, che fanno sì che la nostra istituzione sia all'avanguardia nel panorama internazionale. L'inaugurazione dell'anno accademico 2013-2014 assume particolare rilevanza in un contesto storico-politico caratterizzato da preoccupanti cambiamenti per la vita universitaria, dove si avverte il bisogno crescente di un'università viva, autonoma, presente ed efficiente. Voglio ribadire quanto in una università moderna sia importante il ruolo del personale tecnico-amministrativo, di rilievo in ogni ambito, fondamentale anche nella mission dell'Università di Siena, che oggi più che mai guarda al futuro, come istituzione dedicata alla didattica, alla ricerca e all'assistenza, in un contesto non solo locale o nazionale, ma soprattutto europeo e internazionale. Negli ultimi anni la riorganizzazione dei servizi dell'Ateneo ci ha coinvolti direttamente e in molti casi a questa rivoluzione organizzativa non è corrisposta la valorizzazione delle professionalità del personale tecnico-amministrativo. La trasformazione delle facoltà in dipartimenti al fine dell'adeguamento alla legge 240 del 2010 è stata resa possibile grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti noi, che ci siamo messi a disposizione in tempi strettissimi, con nuove competenze e maggiori responsabilità personali. Lo studente è oggi più che mai la figura centrale del mondo accademico. Pertanto, i servizi agli studenti e ai neolaureati non possono essere trascurati, perché sono l'immagine dell'Ateneo e assumono un'importanza strategica per le università, che operano in un ambiente decisamente diverso da quello del passato, in costante evoluzione, caratterizzato da una concorrenza crescente a livello nazionale ed europeo e dal delinearsi di nuovi bisogni ai quali le università devono fornire una risposta. Mutamenti radicali come questi sono possibili grazie ad un forte contributo del personale tecnico-amministrativo, che deve essere considerato parte di un sistema in cui ciascuno possa trovare soddisfazione per il proprio lavoro e il giusto riconoscimento, e non solo a livello economico o di carriera, ma anche di realizzazione personale. Invece, negli ultimi anni, il personale tecnico-amministrativo è stanco, demotivato, ha sete di formazione. Le carriere sono bloccate da troppo tempo. Ormai non facciamo più neanche gli scorrimenti orizzontali e verticali, che nel passato ci davano almeno un po' di respiro. Consideriamo infatti che i nostri stipendi sono più bassi in assoluto rispetto agli altri enti pubblici italiani e sempre oggetto di continui ritardi nei rinnovi contrattuali. Per questo anche il trattamento economico accessorio, per quanto poco possa essere, diventerebbe fondamentale per arrivare alla fine del mese. Purtroppo la scarsità delle risorse disponibili sembra essere il motivo di fondo che ci accompagna ogni giorno nel nostro lavoro. La nostra università deve chiedere con forza e convinzione la collaborazione delle istituzioni territoriali, coinvolgendole per il bene comune nel piano di risanamento e di sviluppo dell'Ateneo, in un momento di grande difficoltà per il Paese. La crisi generale non può essere il motivo per giustificare un ridimensionamento dell'Ateneo, sia sul piano regionale che su quello nazionale,
con le conseguenti politiche restrittive sul personale, dimenticando così il contributo che esso dà allo sviluppo della didattica, della ricerca e dell'assistenza. A questo punto vorrei rappresentare il pensiero di tutto il personale per i colleghi che a vario titolo hanno lavorato con noi e che si trovano ormai con contratti scaduti e senza ancora una nuova occupazione. Nell'ambito delle rispettive autonomie decisionali, Ateneo e parti sociali devono trovare un modo più incisivo e concreto per affrontare le problematiche che si pongono non solo in materia di personale, ma anche sulla complessiva gestione dell'Ateneo. L'Università oggi corre il rischio di allontanarsi sempre più dai principi della Costituzione, per avvicinarsi al modello aziendalistico che si nutre a dismisura di privatizzazione e commercializzazione del sapere. Lo Stato ha a fine il bene comune. Lo Stato deve anzitutto proteggere e garantire i diritti degli individui e delle collettività. In concreto, lo Stato deve riconoscere e rispettare i diritti inalienabili della persona umana, di tutte le persone. Signor Rettore, autorità presenti, siamo e ci sentiamo a pieno titolo, insieme a studenti e docenti, dentro alla comunità universitaria senese. Colgo l'occasione per fare i migliori auguri di Buon Natale a tutta la comunità, agli studenti, ai docenti, a tutte le colleghe e colleghi e alle loro famiglie. Al magnifico Rettore e al direttore amministrativo, oltre agli auguri di Buon Natale, anche un augurio di buon lavoro.